L'ordine degli insegnanti dell'Airicus diventa esoterico all'interno della specie, solo nella fase in cui la rete di comunicazioni è accessibile ai domicili privati e la tecnologia è sufficientemente sicura da prevenire il sequestro. Il sistema politico è sufficientemente aperto per prevenire la censura e l'ambiente è sufficientemente affidabile per impedire la modifica. Quando queste condizioni sono raggiunte, gli insegnamenti di Lyricus vengono portati alla specie sulla rete, che alla fine servirà da centro di distribuzione per il suo sistema di conoscenza. In generale, questi insegnamenti saranno portati avanti in diversi modi, o per meglio dire, diverse impressioni. Il primo è l'annuncio che formalizza il suo arrivo, ed è più facilmente osservabile ai precursori coinvolti nella scoperta del Gran Portale. Ciò si verifica in generale nella terza generazione di precursori, tuttavia, in alcune specie, è precedente o successiva di una generazione. Durante questa prima introduzione, gli insegnamenti dell'Airicus sono fondamentalmente rappresentati e articolati. Questi includerebbero i discorsi, la cosmologia e le risorse di attivazione. Le risorse di attivazione sono flussi di dati sensoriali codificati che vengono tradotti dagli insegnanti dell'Airicus nel formato multimediale e nel sistema sensoriale prevalente per la specie. La seconda impressione degli insegnamenti è resa disponibile per selezionare gli studenti che sono stati identificati come architetti della scoperta del Gran Portale. Questi insegnamenti sono di natura sempre più esoterica e sono rilevanti esclusivamente per la nuova scienza delle realtà multidimensionali che fungeranno da pietra miliare per la scoperta del Gran Portale. Le risorse di attivazione vengono inizialmente disattivate perché l'immaturità dei media e della rete di comunicazione riduce il flusso di dati e la sua influenza di attivazione. Man mano che la rete si evolve e possono essere incorporati più dati, le risorse di attivazione diventano più potenti. Ciò si verifica generalmente durante la seconda generazione di precursori. La terza impressione degli insegnamenti dell'Airicus si verifica quando le frequenze centrali dei materiali di attivazione vengono distillate in una tecnologia che può trascinare il sistema cuore-cervello del veicolo dell'anima. Questa tecnologia di attivazione potenziata consente a coloro che si sono incarnati con funzioni specifiche associate alla scoperta del Gran Portale e alla sua propagazione di resistere alla naturale inerzia e alla reazione di paura destabilizzante. Sono questi individui, molti dei quali incarnati dall'Airicus, che guideranno la scoperta dell'anima della specie e, cosa più importante, la propagazione di questa svolta nelle nuove istituzioni risultanti dalla scoperta. La quarta e ultima impressione degli insegnamenti dell'Airicus si ha dopo la scoperta del Gran Portale e stabilisce un'applicazione del Gran Portale alle esigenze della specie nei regni del progresso spirituale e dei sistemi educativi. Quest'ultimo elemento è il più critico delle quattro impressioni perché sostiene la conoscenza attraverso le generazioni. A proposito di sostenere, se il video ti è piaciuto, sostieni il canale con un bel like e fammi sapere in un commento qual è il tuo punto di vista in merito a questo documento. E se sei nuovo e l'argomento ti affascina, iscriviti al canale e attiva la campanella. Stavo dicendo che quest'ultimo elemento è il più critico delle quattro impressioni perché sostiene la conoscenza attraverso le generazioni.
Questo perché ci sono tre generazioni di precursori che rivelano il gran portale e generalmente tre generazioni successive che trasmettono e diffondono le scoperte del gran portale nelle istituzioni sociali, culturali, politiche, scientifiche della specie. In questo periodo che precede e quello che segue la scoperta del gran portale è il più critico, perché è questo momento nel tempo che è più suscettibile di revisione, soppressione e totale assoggettamento dei risultati rivelati nella sua scoperta. Il modo in cui i risultati vengono resi pubblici è di vitale importanza e l'Airicus ha sviluppato una precisa serie di protocolli per aiutare l'efficienza e l'efficacia di questa trasmissione. Ma questo lo vediamo insieme nel prossimo video. Pace e amore.